Ciao ragazzi, sono Falconero, oggi sono qua con il secondo e probabilmente ultimo episodio del nostro progetto rinascita del Milan. In questo episodio vedremo se il Milan riuscirà a conquistarsi la Champions League entro 3 stagioni. La prima è andata, abbiamo vinto Coppa Italia e campionato in maniera abbastanza inaspettata, devo dire, e adesso andremo appresso con le altre 2 stagioni. Allora, prima cosa, mi avete chiesto di farvi vedere se la Lazio abbia vinto o meno la Champions League. Purtroppo no, perché è uscita in semifinale con l'Arsenal e la finale deve ancora giocarsi. Per quanto riguarda l'Europa League, invece ha vinto il Tottenham contro il PSV. Quindi alla fine abbiamo perso con i campioni da questo punto di vista. Quindi la cosa da fare adesso, superata questa prima fase, è quella di andare direttamente alla prossima stagione, o meglio, di avviare quello che è il mercato dell'anno prossimo, in modo tale da poterci organizzare e vedere un po' se riusciremo a rinforzare ulteriormente questo Milan per ambire a una posizione di rilievo anche in Champions League. E sarebbe la cosa più intrigante da poter fare. Una cosa che ci tengo a chiedervi prima di dedicarci un po' a tutto il resto: stavo pensando, visto che parecchi di voi mi hanno detto perché in questi progetto rinascita non giochi qualche partita, come la vedete se eventuali finali, appunto, se il progetto è vincere la Champions o vincere una Coppa, eccetera, se eventuali finali le gioco io, quindi completamente in maniera inaspettata, senza alcun tipo di prova preventiva a questo punto, perché non giocherò nulla se non le finali, fatemi sapere in un commento se l'idea vi può stuzzicare oppure no. Detto ciò, andiamo oltre, vediamo un po' se riusciamo ad avviare subito il mercato e soprattutto chi prenderemo oggi. Tocca vedere un po' come saranno le cose e soprattutto quanti soldi ci daranno per cominciare. Allora, la stagione è ufficialmente iniziata e noi abbiamo, secondo me, da rinforzare 2 settori in particolare, ovvero dovremo piazzare un colpo come terzino destro e come esterno d'attacco alto a sinistra. Io continuo a pensare che Robben potrebbe essere un ottimo profilo, per cui quasi quasi punterei lui. In più, per la fascia destra avevo pensato ad Aurier, per cui vediamo se riusciamo a prenderci uno dei due o magari entrambi, partendo da, scusate, così vediamo anche quello che è la nostra attuale situazione economica, 79 milioni, per cui dovremmo starci, ecco, facciamo 70 e 455 per gli stipendi. Vediamo cosa si riesce a fare con questo tesoretto, che poi tanto tesoretto non è, mi pare una gran bella base da cui partire. Allora, il primo accordo che è andato in porta è quello col City per Kyle Walker. Aurier si è appena trasferito, perché non ce lo fanno trattare, però comunque mi sembra un'ottima cosa, perché un 84 di overall dovrebbe dare parecchia sostanza alla nostra fascia destra. Per il resto, il Bayern Monaco chiede 32 milioni per Robben, che sono oggettivamente troppi, per cui per adesso viriamo su altro. Vediamo se riusciamo a prendere Walker, credo che non saranno grandi problemi, sinceramente, confermiamo questo. E cerchiamo di puntare qualche altro esterno alto per quanto riguarda l'esterno di sinistra, perché non è che ci siano poi tantissimi profili adatti. Ci sono parecchi giocatori, ma tra quelli che avevamo puntato non ci sono giocatori così efficaci. Diciamo che scarseggiano un po' forse gli esterni alti. Per questo darò un'occhiata e vediamo cosa riesco a inventarmi. Oh, primo acquisto della nuova annata, Kyle Walker finalmente ha accettato, per cui lo possiamo inserire nella nostra rosa, e con questo acquisto ci rimangono da spendere, così che intanto non è piaciuto perché il gradimento di leggerezza è calato. Comunque ci sono rimasti 30 milioni di euro, che non sono tantissimi per fare un mercato di qualità, ma non sono neanche pochi. Per cui adesso abbiamo da questa parte, dov'è? Me l'hanno nascosto, Walker che è fuori, e con lui dovremmo insomma avere la difesa abbastanza completa. Se volessimo rinforzare, dovremmo intervenire a centrocampo con un nuovo centrocampista di altissimo livello, e Fabregas potrebbe essere il profilo ricorrente, e questo esterno alto che potrebbe servire un uomo un po' più forte di Çalhanoğlu, ma appunto adesso è tutto da vedere. Io direi a questo punto, tanto per ingannare il tempo, di vedere se con 30 milioni rotti riusciamo a acchiappare uno come Fabregas. Il prezzo è oggettivamente alto, però la qualità del giocatore è innegabile, chissà che non si riesca a fare un colpaccio. Il Chelsea ha incredibilmente accettato 30 milioni spaccati.
Per cui possiamo andare a provare il contrattino e sarebbe veramente il tassello finale a una squadra già di per sé eccezionale. Speriamo voglia firmare, speriamo che non ci siano intoppi, soprattutto economici, alla realizzazione della trattativa. Vabbè, intanto è saltata quella con Robben perché chiedono troppo. Ma lo sapevamo, io voglio vedere se riusciamo a inserire Fabregas, perché sarebbe veramente... Secondo me con Fabregas potremmo farcela già in questa stagione. Dunque Fabregas ha accettato l'offerta di contratto e... La posso accettare? Sì, ok, pure Fabregas compato. Per cui noi avremmo, salvo sorprese, finito il nostro calciomercato a questo punto. Perché Vidal scatterebbe in cabina di regia, magari Vidal non Suso, ecco. Che si andrebbe a fare il panchinaro e Fabregas il titolare, insomma un centrocampo mica da ride, dove non ci sono più grandi punti deboli se non il portiere, che potremmo aver bisogno di sostituirlo, e appunto questo esterno alto d'attacco. Ma Çalhanoğlu chissà, potrebbe garantirci un'altra stagione di livello, quantomeno questo è ciò che mi auguro. Per cui adesso io andrei avanti fino a che non dovessero venire fuori novità rilevanti e ci prepariamo alla Supercoppa con la Lazio. Dunque, sono arrivate due offerte, una per Calabria, che non intendo accettare onestamente, perché è il nostro prospetto per il futuro, casomai ci fosse una terza stagione andrebbe a giocare assolutamente con Calabria, ma quella per Conti onestamente, 15 milioni dal 14 dal Lokomotiv, la accetto senza batter ciglio, perché mi sembra un'ottima cosa. Ne è arrivata anche una per Lucas Biglia, ho trattato fino a 15 delegando, vediamo cosa succede. Perché il Chelsea a quanto pare è in cerca di un sostituto per Fabregas. A 15 milioni, avendo preso Fabregas, sarei ben disposto di darlo via. Intanto José Mauri è stato venduto a 4 milioni e 3. Trattativa interrotta per Biglia, niente, rimarrà con noi. Per cui vediamo cosa succede con Conti, perché insomma è un giocatore che non avrebbe sicuramente spazio. Vabbè, prestito per Donnarumma lo teniamo. Ci serve un secondo portiere, visto che siamo un pochino tendenzialmente scoperti da quella parte. Infatti i primi soldi che dovessero entrare, oh, ok, Niang intanto venduto, purtroppo non c'era modo di levarlo prima. La Padula, 10 milioni dal Newcastle, e direi che li accetto di buon grado, sono ben felice, rifiuto offerta, ok. Perché con i soldi, con il tesoretto di queste piccole cessioni da 10 milioni l'una, potremmo avere i soldi per comprare un portiere di livello internazionale. Intanto Conti è andato. Quindi il primo ce lo siamo tolto. Un'altra offerta per Biglia dal Tottenham questa volta. Tanto Conti venduto, Niang venduto, Biglia 13 milioni. Potremmo arrivare a 18 a questo punto. Quindi io partirei da una base di 25 e chiederei un minimo di 17,4. Che mi sembra una buonissima cifra per garantire un maggior tesoretto. Abbiamo già 27 milioni, per cui potremmo anche iniziare a dare un'occhiata a quelli che potrebbero essere i portieri del nostro Milan, perché quest'anno si va prepotentemente a caccia di Champions, per cui io spero di riuscire a centrarla già in questa prima annata, ma non so se ce la faremo. Allora, potremmo buttarci o sui grandi nomi, tipo Keylor Navas, 23 milioni 85 di euro, 31 anni, sembrerebbe essere un profilo ideale per andare ad attaccare subito la Champions. Il vecchio Moreira, questo se lo ricordano in pochi. Oblak vale decisamente troppo, non è adatto. Noi dovremmo... Rulli potrebbe essere buono, un ottimo portiere di alternativa nel caso in cui dovessero saltare quelli principali che abbiamo puntato. Ter Stegen costa decisamente troppo, non c'è modo di portarselo via. E, mentre per quanto riguarda, potremmo vedere anche in Premier League, forse è il luogo ideale per un portiere. Vabbè, Alisson pensavo che sarebbe costato di più onestamente rispetto a 36 milioni. Vediamo, non si sa mai, magari si riuscisse a fare il colpaccio, anche se non credo che lo farebbero trasferire. Courtois, 64 milioni, non è fattibile. De Gea, men che meno. Donnarumma l'abbiamo venduta, quanto è arrivato? 35. Ederson non ce lo daranno mai, ma lo mettiamo in lista trasferimenti. Non si sa mai che si riuscissero a fare tanti tanti soldi. Per il resto, grandi portieri adatti alla causa immediata. Leno potrebbe essere buono, 37 milioni. Lloris 36 milioni, anche lui molto buono vista l'età.
viene via abbastanza facilmente, perché tanto noi col fatto che non ci servono portieri di prospettiva, ma portieri già pronti, già disponibili a giocare una stagione di vertice, non ci abbiamo grossi problemi. Ecco, Pedercek mi sembra un po' troppo da questo punto di vista, per cui io aspetterei un attimino di vedere cosa accade con la questione Biglia. Se arrivano questi 18 milioni possiamo veramente investire forte su un portiere che dia maggiore spessore al nostro reparto difensivo. Intanto la Lazio ha acquistato Welbeck. Wow. Ok, allora abbiamo venduto sia Biglia a 19 milioni e 3 e sia la Padula a 10 milioni. Per cui sono particolarmente contento. Ok, accettiamo l'offerta. Va benissimo, 19 milioni con Biglia. Speriamo che lì che non faccia saltare niente il vecchio Lucas, perché onestamente ci servono i soldi. Adesso siamo a 36, quindi io aspetto l'eventuale cessione definitiva di Biglia, che ci porterebbe circa 52-53. Offerta per essere... No, Suso non si muove neanche sotto tortura, perché è uno dei... Cavolo. 120 milioni per Suso. Ma Suso è il nostro punto fermo. Suso è il nostro faro. Allora, io direi offerta di partenza 150 milioni. Cioè, o mi rifaccio la squadra o Suso rimane. Oppure 130 milioni. Ecco, vediamo cosa... Per 130 milioni lo vendo. Per meno di 100, perché ci posso comprare gente in tutti i reparti possibili e immaginabili, ma per meno no. Intanto abbiamo il problema che la Lazio incombe e noi ci rischieremo di presentare una squadra ancora incompleta, e credo che sarà ancora incompleta. Biglia venduto, offerta per il prestito di Calabria, no, direi proprio di no, rifiuto offerta. Non si, il Chelsea sta ancora valutando, io ho seriamente paura. Dunque, Biglia ha venduto, per cui abbiamo la bellezza di 52 milioni. Allora, attacco ferocissimo a un portiere prima della Supercoppa, per vedere se riusciamo. Allora, io a questo punto andrei sul profilo ideale. Tipo, no, questo non si muove. Ederson, no, ci costerebbe troppo. Questo si è appena trasferito. Forse Lloris è quello più forte, tutto considerato. Per il nostro tipo di situazione potrebbe essere, anche perché il Tottenham ha già Donnarumma, per cui non dovrebbero fare grandi problemi. Proviamo a dargli Bacca, che non riesco a venderlo da due stagioni. Non lo vogliono, una alla destra. Altro giocatore, Suso Halilovic. Non ho alternative, per cui mi tocca offrire per il cartellino secco. Abbiamo 52, offriamo 40, sperando che bastino. 63, no, 63 sono decisamente troppi, per cui andiamo a 44. Dai, a 50 ci incontriamo, secondo me. No, non credo che il Tottenham sia disposto a fare alcun tipo di sconto da questo punto di vista. Posso dire a 46 se non accettano. Ci pensano, quindi attendiamo, non c'è altro che si possa fare. Reina giocherà la Supercoppa a questo punto, che andremo a simulare con la rosa ormai al completo, credo, per il momento. Non c'è purtroppo altro che si possa fare. Inaccettabile l'offerta per Lloris, ne vogliono 63, che è esattamente quello che dicevano prima, per cui non capisco il punto. Allora, Lloris è completamente crollata come idea. A questo punto io virerei su un Keylor Navas, che secondo me è quello un po' più abbordabile, senza perdere un polmone e un rene nel tentativo di acquisto. Anche perché poi sembra un profilo molto da Milan, Keylor Navas, sotto tanti punti di vista. Niente, Bacca non me lo riesco a levare. Offre altro giocatore in porta, chi abbiamo? Plizzari! O Plizzari? No, non piace ovviamente. Vabbè, offriamo per il cartellino. Dunque, valore attuale 23, noi offriamo 25, 24. E credo che se li faranno anche basta. No, 34, beh, comunque si può chiudere a 30, per cui... Keylor Navas pronto per la partita? Il jet di emergenza? Vabbè, senti, accettiamo 34, eh? Così forse riusciamo a fare un degno miracolo alla FIFA, cioè che adesso
appena trattato il contratto, lui appare magicamente a Milanello, pronto a giocarsi la Supercoppa. Sarebbe meraviglioso. Ok, abbiamo appena comprato Keylor Navas, per cui siamo pronti, credo che sarà già disponibile a questo punto. E sì, è già arrivato con il teletrasporto. Keylor Navas è pronto a stupire alla sua prima apparizione con la Lazio Supercoppa. Dunque, questo ci porta ad avere attualmente 9 milioni di budget e gli stipendi completamente consumati, per cui il nostro calciomercato teoricamente si chiude qua con un terzo colpo che dovrebbe garantirci la totale solidità difensiva. Speriamo che non mi smentiscano subito, perché sarebbe abbastanza doloroso perderla subito con tutti quegli investimenti fatti dietro. Non si muove una foglia, tutto tace. Perché è entrato Bacca? Çalhanoğlu su rigore, Correa pareggia. Aia. Supplementari. Tiratissima sta Supercoppa. Tiratissima. Lukaku, niente, no. Non ci posso credere, Supercoppa persa al 111esimo con gol di Lukaku. Niente, ogni volta che ho Supercoppe con la Lazio le perdiamo tutte. Vabbè, comunque è andata così. Tanto non è il nostro principale, il nostro obiettivo è la Champions League, perché adesso arriviamo a fine mercato, salvo sorprese ci rivediamo, insomma, appena c'è una partita da giocare o un qualche evento di mercato. Suso interrotta la trattativa, ovviamente costava troppo, per cui rimarrà con noi salvo sorprese. Vediamo cosa succede da qui a fine agosto e poi si parte con le simulazioni. Dunque, partita con la Viola, non è successo nulla per adesso, siamo fuori casa, la squadra è al completo, non ci sono infortuni, non ci sono problemi. Se tutto va bene, partiamo con 3 punti? Vediamo, Vidal subito, al terzo minuto, porta Milan in vantaggio incredibilmente. Eiseric pareggia e si fa ammonire con l'esultanza a questo punto, immagino. Riusciamo a vincere una partita, ragazzi? Cioè, tutti abbiamo investito 70 milioni in questo mercato, anzi di più di 70, a dire la verità. Veretù, niente, si perde in trasferta con la Fiorentina alla prima di... Çalhanoğlu su rigore, rimette tutto in piedi e si chiude sul 2-2. Un inizio non proprio incoraggiante per quello che è un campionato da Champions League. Vediamo soprattutto adesso con cosa ci hanno abbinato, perché dovremmo conoscere il nostro girone di Champions in teoria. No, ancora non è stato sorteggiato a quanto pare, per cui ci tocca attendere i primi di settembre. Allora, il gruppo Champions è stato sorteggiato, abbiamo il Siviglia, poi abbiamo il Celtic e il Paris Saint-Germain. Diciamo che non sarà affatto semplice, per cui io simulerei a questo punto fino a il primo gennaio, così vediamo che cosa accade da qui al primo gennaio e speriamo bene, perché appunto questo è un anno fondamentale per il nostro Milan, l'anno in cui si va veramente a caccia della Champions League. Allora, siamo al primo gennaio, vediamo prima di tutto com'è andata in Champions League. Col Celtic abbiamo vinto 4-0, col Paris Saint-Germain abbiamo perso 3-2 e col Siviglia abbiamo perso 2-1, per cui non è proprio messa benissimo probabilmente. No, infatti anche il gradimento generale è bassissimo, perché siamo settimi in classifica. A dispetto delle attese, la squadra non sta minimamente rendendo, anzi è proprio sotto a quello che dovrebbe essere il suo attuale livello. È drammatica la situazione. Veramente drammatica. Perché è così drammatica la cosa? Keylor Navas, voto 6,5. Beh, complimenti. Anzi, 6,3. Porca miseria, drammatico tutto. Walker 6,4. Non sta giocando minimamente bene. La coppia difensiva 6,10 e 6,20. Vabbè, cioè, è veramente terribile ciò che sta accadendo quest'anno. 5,60. Condizione pessima di Vidal. Forma pessima, morale scontento. Che cazzo non sta accadendo in questo inizio di stagione? Io direi che non posso fare nulla se non calendariare fino a fine stagione e pregare che ci sia una ripresa. Più di questo non posso fare. Se no, ci dobbiamo affacciare il gioco forza alla prossima stagione e sperare che si riesca a fare un mercato ancora più acceso. Ma senza un risultato degno non so come andrà. A giudicare dalla totale mancanza di partite oltre il 20 maggio, temo sia stata una stagione abbastanza fallimentare. E per abbastanza intendo tantissimo.
Sì, non c'è una mazza da giocare. Che gioia. Quindi, che cazzo, 59 di gradimento. Perché? Siamo arrivati quarti, fuori dalla Champions. Esperimento fallito. Totalmente fallito. No, vabbè, ci sono rimasto troppo male. Ma come, cioè, cerchiamo di capire adesso le cause. Tanto tabelloni. Cos'è successo? Allora, il Milan è arrivato quarto a 63 punti rispetto ai 77 del Napoli, gli 81 della Juve, gli 85 dell'Inter, con 17 vittorie, 12 pareggi e 9 sconfitte. Quindi tante sconfitte. 59 gol fatti, ovvero 29 in meno dell'Inter, 46 gol subiti, ovvero quasi il doppio dell'Inter. Per cui, da questo punto di vista, campionato fallimentare. Cosa non ha funzionato? Dunque, non abbiamo capocannonieri a parte Çalhanoğlu a 13. E in Champions League il percorso qual è? Supercoppa persa, già dovevo capire lì che qualcosa non andava. In Coppa Italia siamo stati buttati fuori in semifinale dall'Inter per un totale di 4-0. Non male. La finale di Supercoppa, vabbè, quella non ci interessa. La Champions League, abbiamo passato il girone, ma ci ha fatto fuori l'Arsenal subito al primo turno con un 3-1, per poi prenderne 7 dal Bayern Monaco, che è poi andato in finale col Paris Saint-Germain. Beh, stagione drammatica, drammatica. Io ero convinto che, cioè, nel senso, una squadra che l'anno scorso vince lo scudetto con quei giocatori, perché con tre nuovi innesti, tra l'altro migliori, crolla completamente? Qual è stato il problema? Keylor Navas. Vabbè, questo ha preso una scarica di gol che levati. Reina ha giocato pochissimo, 9 in campionato. Dunque, Kyle Walker non ha reso come avrebbe dovuto. La coppia difensiva sarà drammatica, 6,2 e 6,3. Poi che abbiamo da valutare? Digne 6,2, Vidal 6,2, sottotono tutto il campionato proprio. Cassini 6,2, Fabregas 6,4, uno dei migliori. Suso 7,1, 41 presenze, 17 gol, ma non è bastato. Cutrone, vabbè, ha fatto una partita. Bacca, è Bacca il problema, è stato non riuscire a vendere Bacca. Mentre Immobile quest'anno 0, 41 presenze, 6 gol, non ha veramente reso neanche lontanamente. I migliori dell'annata sono stati Çalhanoğlu e Suso, due esterni alti, con un buon rendimento sia in termini di gol sia in termini di voto proprio, ma non è andata. Per cui esperimento, progetto rinascita Milan fallito. Io a questo punto vi lascio con un sondaggio in alto a destra che trovate. Chi vogliamo fare la prossima volta? E soprattutto, allora, intanto io vi metto le principali squadre italiane, così che possiate votarle come volete. E ovviamente vi chiedo di farmi sapere, oppure di spolliciare magari il commento altrui in modo che il commento salga, con quale obiettivo vogliamo andare con la squadra. Cioè, se votate per dire il Napoli, Napoli per fare cosa? Lo scudetto? La Champions League? Non lo so, ditemi voi, così vediamo come strutturarla. E niente ragazzi, ci vediamo alla prossima.